realtà che di far fare. L'edizione 2014 del Salone del Gusto ha tra i suoi temi principali quello dell'agricoltura familiare. Sono molti gli incontri, i dibattiti e le conferenze previsti nei 5 giorni della manifestazione. La prima si è tenuta venerdì alle 12 in Sala Rossa e ha visto partecipare numerosi speaker provenienti da tutto il mondo, introdotti dalle parole di Carlo Petrini. Voi sapete che siamo tutti impegnati su questo ragionamento dell'agricoltura familiare, quanto l'agricoltura familiare sia importante per le sorti del pianeta e anche dell'umanità sul fronte alimentare. Ma se noi non abbiamo la coscienza che questa impresa è un'impresa collettiva, ha più voci, non solo quelle che sono qui attorno a questo tavolo, che sono estremamente significative e danno già il senso di una condivisione, ma anche quelle che non ci sono ancora a questo tavolo, ma che esistono già sui territori, se noi non abbiamo la coscienza di superare le nostre particolarità e di mettersi assieme a lavorare, questa sfida sarà ben difficile poterla realizzare. Vedere che molti giovani concepiscono attorno alla cultura del cibo, va bene, un elemento per il cambiamento è fantastico. Quando io ero giovane, chi si occupava di cibo in genere era un gourmet della mia età, no? Che piaceva mangiare bene, non gli interessava niente che il cibo rovinasse, che la produzione del cibo rovinasse l'ambiente, non gli interessava da dove arrivava, chi lo produceva, l'importante era questo elemento di gourmet. E allora noi, per il cambiamento, la mia generazione, si convinse che era importante lavorare per una musica diversa, che la musica rock avrebbe cambiato il mondo, e l'ha cambiato il mondo, la musica rock l'ha cambiato il mondo. Ebbi la fortuna di andare a Woodstock, che era uno dei posti dove si mangiava peggio sulla faccia della terra, ma c'era tanta buona musica, tanta buona musica. Ecco, sapete qual è il mio sogno? Che prima o dopo nasca Foodstock, va bene? Cioè, che la cultura del cibo non sia riservata a quelli con la barba bianca, ai soloni, a quelli che fanno girare il bicchiere di vino e ci sentono tutto, sudore di cavallo in corsa. No, basta, basta. La cultura del cibo è semplicità. La cultura del cibo ce la insegnano i nostri contadini qui di Terra Madre. La cultura del cibo è storia, identità, è visione olistica del mondo. Guai se ci fermiamo ai prodotti. I prodotti sono il risultato di una cultura, di persone, di vite, di gente in carne ed ossa. Se non abbiamo questa capacità di capire questo, non abbiamo capito niente. E allora ecco che a questo punto io dico ai giovani presenti: portate il vostro contributo, contribuite al cambiamento. Cambiare la politica del cibo vuol dire creare le basi fondative per una società più giusta in cui voi sarete protagonisti.